Lo scalpo di Milano è stato l'apice di un pilotto di vittorie arrivato a 11 consecutive con il nostro nuovo record societario, con la trasferta ci pesa una scuola da un po' insidie per Brescia. Chissà di affrontare una squadra che dalla Rio di Banco ha caricato pelle, sfidando ora in quel momento classificata la salvezza e il sogno playoff. Amiche ed amici di scuola di classe dello sport player, per la 34esima giornata del campionato italiano di Serie A di basket, benvenuti alla Vitrefrigo Arena da Arcobaltina. Si affrontano Carmelia Masuccio e Germani in un match che mette di fronte due allenatori che non solo sono colleghi, ma anche e soprattutto amici di vecchia data, che hanno condiviso successi e insuccessi nella loro carriera infantile. Questo intanto la prima giornata di mezzo che si sta andando a comporre quattro risultati già registrati. Mancano ovviamente le altre quattro partite in programma, compresa questa della Vitrefrigo Arena di Pesaro. Questa invece è la classifica che vede la Germania Brescia al terzo posto e la Carpegna Prosciutto con il Donfone a 9 vittorie insieme a Treviso, Napoli e Trento, tutte a caccia, come dicevamo, tanto di stare più lontano possibile dalla zona caldissima. Vedete sotto le ultime due a 2 vittorie di distanza per quanto riguarda il padrone di casa di oggi e poi il tentativo, il sogno di raggiungere il playoff. Dicevamo lo scontro tra due coach che si conoscono benissimo, eccolo qua uno dei due, il veterano dei due, Luca Banchi, sulla portiera di Pesaro, che è stato proprio il mentore di coach stanno andando a cercare, eccolo qua. Quest'anno ha avuto la prima opportunità da capo allenatore in Serie A, cercando Stefano, un altro che non possiamo non definire veterano. Banchi e Magro sono stati insieme prima a Siena, prima da assistenti di Simone Pianigiani e poi lui, Magro, è stato vice dell'altro, e si è fatto poi della cultura russa allo conto. Signore e signori, buonasera e ben ritrovati alla Vitrefrigo Arena di Pesaro, la casa della Victoria Libertas. Siamo alla 24esima giornata del campionato di massima serie di basket 2021-2022. Oggi si incontrano la VL Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e la Germani Brescia. A dirigere l'incontro Saverio Lanzarini, Fabrizio Pagnalunga e Silvia Marziani, che saluto cordialmente. E partiamo subito con le formazioni di questa sera. Per la Germani Brescia con il numero 1 Kenny Gabriel, con il numero 2 Lee Moore, con il numero 3 Nathan Pitrulong, con il numero 7 John Petruccelli, con il numero 8 Amedeo Della Valle, con il numero 12 Paul Hebois, con il numero 17 Salvatore Parrillo, con il numero 20 Michael Coppins, con il numero 21 Dijan Jaska, con il numero 23 Christian Burns, con il numero 24 Tommaso La Quintana, con il 34 il capitano David Moss. Allenatore Alessandro Magro, vice allenatore Emanuele Di Paolo Antonio, assistente Matteo Cotelli. Decisione se andranno in campo solo all'ultimo. Signore e signori, amici della Vitrefrigo Arena, pubblico di Pesaro, tutti in piedi per i nostri campioni, la VL Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, con il numero 5 Alex Meieri, con il numero 7 Davide Moretti, con il 15 Matteo Tambone, con il 18 Umberto Stazzonelli, con il 20 Doron Lamb, con il 41 Simone Zanotti, con il 44 Vincent Sanford, con il 61 Leonardo Demetrio, questo è il nostro Carlos Delfino. Tutti a disposizione.
quel che riguarda l'ex coach di Siena, ma anche Milano, eccolo qua, Luca Avanti, un po' tempo più. Dicevamo, Pesaro che vede due successi importanti, l'ultimo quello alla Serie A Arena di Varese, ma è una squadra più forte in questo momento, sarà anche una sfida non solo tra due coach, quindi la Alessandro Marco, ma anche tra i migliori giocatori del nostro torneo, Tyre Jones da una parte e Amedeo Della Valle, il primo è il numero uno della Lega per rimbalzi catturati, per percentuale di tiro. Adesso ci andiamo a sentire l'inno nazionale. Riprendiamo la linea dalla Vita di Frigo Arena ed eccoli qua i due coach amici, passano anche spesso le vacanze insieme in quel di Marina di Grosseto, allenatori che sicuramente oggi si trovano di fronte ma che ne hanno passate veramente tantissime, soprattutto nei lunghi anni in quel di Siena. Dicevamo dello scontro in campo tra Tyre Jones e Amedeo Della Valle, avete visto fermo nel riscaldamento al momento Sassà Parrillo, difficile che possa scendere in campo. Questo è il quintetto di Coach Mago, Mitrolong, Della Valle, Moss, Gabriel e Burns da 5. Già l'ingresso di Moss potrebbe suggerirci qualcosa a livello di un giocatore impiegato, cioè Moss parte dalla panchina. Eccolo qua, Coach Alessandro Mago. Questa estate si è ripreso un posto che era già stato suo, però qualità di vice allenatore per diverse stagioni fianco di coach Piana. Questo invece è il tetto di Banchi con Tambone, Sanford, Pietrino, Davis e Tyre Jones, e ritorniamo proprio sul confronto tra Tyre Jones e Amedeo Della Valle. Se il primo è il numero uno per percentuale al tiro e a rimbalzo, secondo è il migliore giocatore del torneo, nonché attualmente forse il più serio candidato al titolo di MVP della regular season. Si pronuncia quindi una gara tutta da vedere, molto divertente. 11 successi in fila per Brescia, 2 in fila per Pesaro, che ha bisogno come fanno di un successo in casa per avvicinare i playoff e allontanare forse definitivamente la zona a salvezza. Squadra che dicevamo all'inizio, dall'arrivo di Coach Banchi ha cambiato pelle. Queste le note statistiche delle squadre. Brescia che è prima per recuperi, seconda per punti fatti e anche seconda miglior difesa, terza per percentuale da 2, da 3 e dalla lunetta. Pesaro ha statistiche un po' meno positive, però sesta ad esempio per percentuale di tiro da 2. Annovera il giocatore che ha in generale la migliore percentuale al tiro, che è Tyre Jones, anche lui possibili candidati a un posto per il migliore della Lega, c'è da dire. Poi
Signori e signori, che questa partita si gioca con il conferenza stampa, questi tre alberi, Salvo Lanzarini, Fabrizio Pagliarulla e Silvia Marziali. Vediamo anche i primi al suo primo anno di Serie A. Nella storia, la seconda donna arbitro in Serie A dopo Antonella Fradetti nel 1989 con la panchina di Brescia. E poi invece il turno finale di Pesaro, un coach Banchi che vuole sgambettare il suo discepolo, che è stato a tutti gli effetti il mentore di Alessandro Mano a Siena, come dicevamo, da condiviso il ruolo di assistant coach di Simone Pianigiani, poi Luca Banchi è diventato capo allenatore con ai tempi proprio Alessandro Mano e coach Crespi. Banchi è passato a Milano, Mano è rimasto con Pulice, e qua a Medio della Valle abbiamo inquadrato prima come uno dei possibili protagonisti di questo match, sicuramente assoluto protagonista fino a qui di questa stagione, serio candidato al titolo di MVP della regular season. E qui c'è David Moss invece pronto per la palla 2. Subito palla recuperata da Medio della Valle e si comincia così con Nazmi Trolong che gestisce il primo possesso per Brescia, subito la penetrazione, fa saltare il suo difensore, poi va da Moss, si muove la palla per Brescia. Della Valle 8 secondi per andare al tiro, si butta dentro con la mano sinistra, il tocco della difesa, recupero di Pesaro con il tambone che supera la metà campo, va da Meyeris, arrivato proprio recentemente alla corte di Luca Banchi. Carlos Delfino, ancora a tambone, va da Sanford, prova a buttarsi dentro, cambia il gioco per Meyeris dall'arco. Alex Meyeris si presenta così al suo pubblico ed è la terza apparizione, 8 punti di media fin qua nelle prime due uscite, terza apparizione con la maglia della Carpegna Prosciutti, e vuole rispondere subito Della Valle, va dentro, subisce il fallo di Vincent Sanford, fallo numero 44 Sanford, primo fallo sia di squadra che personale per l'americano di Lexington, classe 90, sul primo anno in Italia, un ragazzo che conosce molto bene l'Europa dal 2016 in Europa, quando giocò prima in Islanda, poi apparizioni anche in Germania e in Francia. Eccolo qua, Medio della Valle segna i liberi, abbiamo visto la sua percentuale 91,7 dalla lunetta e poi più di 19 punti di media di stagione, subito 3-2 scorciato. Quindi sta gran taglio di Sanford, pescato da Meyeris, qua torna ancora la difesa di Brescia, ne approfitta il numero 44 in maglia gialla, subito dall'altra parte, taglio di Burns completamente dimenticato dalla difesa, servito da David Moss. Brescia lì, 6.3 punti in regular season per Chris Burns. Tambone ancora in posizione di playmaker, Meyeris prova a battere Kenny Gabriel. Kenny Gabriel commette fallo, primo fallo di squadra anche per la Germania di Brescia. ...5-4 il parziale, quel di Pesaro, Sanford esce e riceve, sale a bloccare Jones, ma Della Valle recupera il pallone dopo che gli ha sbattuto su una gamba, palla dentro per Gabriel, ma recupero di Jones che lancia Delfino, palla fuori, un momento di eccessive accelerazioni, due palloni persi in fila. Sono due squadre che amano provare a sfruttare il contropiede anche primario se ce n'è l'occasione, in questo caso è andata male ad entrambe. Doppia palla persa e si riparte nella metà campo difensiva di Brescia con il possesso gestito da Naz Mitrolong,
quarto miglior realizzatore del campionato. Brescia ai due Splash Brothers della Valle, prova a inventare step back a medio della Valle, si mette subito a lavorare dopo i due liberi, ne segna altri due col jumper. Stagione veramente incredibile quella di ADV, che si è ritrovato a Brescia non solo con un ruolo di realizzatore ma anche proprio come trascinatore e uomo squadra, uomo spogliatoio. Qua persa ancora per Pesaro con Tarik Jones, che non è riuscito a liberarsi, per palla sbagliata da Meyeris. Allora Mitrolong ancora col possesso della Valle, va lui a bloccare, poi esce veloce sul blocco di Moss, quasi raddoppiato della Valle, ma gli lasciano un centimetro di spazio e è sufficiente per Amedeo per sparare anche questo canestro. Partito forte, più 3 Brescia. Meglio riscola palla dentro per Tyreek Jones, qua perso da Jones. 12-4 sui punti di media, arrivano i primi due di questa serata. Mitrolong ancora aspetta l'uscita di Della Valle, la finta, poi prova a battere il suo avversario, va dentro, vuole appoggiare al vetro, così fa, non c'è canestro ma subisce fallo. Ancora in netta Amedeo Della Valle, partito fortissimo in questo pomeriggio, un po' come ha quasi sempre fatto in questa regular season. Qua andiamo a vedere la soluzione di prima, finta, piede oltre la linea, quindi canestro da due. Due tiri per Della Valle. E ora ancora una possibilità, una doppia possibilità dalla lunetta per Amedeo Della Valle. Segna il primo, è anche il migliore realizzatore dalla lunetta del nostro campionato, Amedeo Della Valle. E fa 2 su 2, diventa 4 su 4 con i due precedenti. 91,7 la sua percentuale dalla lunetta, e anche secondo per valutazione con 22 e quinto per falli subiti, 4,6 a partita. Meyeris sul perimetro, Sanford, ancora Meyeris, ancora Sanford in angolo da Delfino, poi taglia Meyeris, riceve end off, Delfino prende, spara dall'arco, Carlos Delfino risponde alla Amedeo Della Valle con tutta l'esperienza che ha a disposizione, 11,3 i suoi punti di media. Mitrolong dall'altra parte, penetrazione, mano sinistra, va in angolo da Amos che poi risale in palleggio dentro da Burns, ancora Mitrolong, poi Della Valle, vediamo cosa inventa questa azione, 6 secondi per andare al tiro, palla dentro per Burns, si butta al ferro, cioè, mi hanno toccato la testa, gli arbitri non ravvisano un contatto falloso in difesa e quindi palla persa Brescia, qui la palla dentro Della Valle, che è diventato anche un grande assist in questa stagione, quindi si è preso proprio in mano la squadra in tutto e per tutto. Meyeris, contatto, fallo in attacco, scatta proprio da Silvia Marziali, fallo numero 15, Tambone, primo fallo, fallo di Tambone. 10 pari quando siamo neanche a metà del primo quarto di gioco. Mitrolong, la penetrazione, poi va da Burns, consegnato dentro, una Smith-Long fino al capolinea, appoggia il vetro e Brescia è avanti di 2. 17 e 4 i punti di media di Naz Mitrolong, che è quarto per punti segnati in Serie A, 17 e 4. L'arresto e tiro di Sanford, rimbalzone di Jones, Meyeris apre per Tambone che spara dall'arco, altra bomba questa volta, altro Tambone, 1 Pesaro, 6,2 i punti di Tambone, che va ora a inseguire Della Valle sui blocchi. Della Valle però fa quello che vuole, arresto e tiro, segna ancora ATV inarrestabile. Una macchina da punti a medio Della Valle, anche oggi sembra non volersi fermare, sembra volerlo fare suo quel titolo di MVP a fine regular season. Ora il cambio difensivo e Della Valle finisce su Sanford che lo batte, va dentro con la mano destra, arriva fino in fondo. Fin qui partita che assolutamente ci sta rivelando come da attese.
divertentissima. 15-14 dopo poco più di 5 minuti di gioco. 3 falli a 1 tra Pesaro 1 Brescia. Poi andiamo a vedere cosa è successo. Penetrazione mano mancina di Mitrolong, il tocco della difesa, poi invece penetrazione fino al ferro di Vince Sanford, tutto mossa di Brescia. Lui sta Saparillo, abbiamo detto all'inizio, difficile il suo impiego in campo, qualche problemino nel match di Colminano, della Valle, ancora dall'arco. Banchi non sa come reagire. 42-8 la percentuale da tre punti della Valle, che sta dominando questo primo quarto, segnato in tutti i modi. Tambone che prende il blocco, poi prova a cambiare il lato. Penetrazione della Valle, anche in difesa si fa sentire, sfiora la rubata e subito c'è grande spirito di squadra in quel di Brescia, subito a tirarlo su. È entrato anche le file di Pesaro Daron Lamb. Qua andiamo a rivedere la bomba di Amedeo della Valle. Luca Banchi con le mani nei capelli, cos'è dire, dobbiamo trovare il modo di marcarlo ma non sappiamo come. Tambone allo scadere dei 24, il rimbalzo di Burns e poi il contropiede lanciato da Mitrolong, ci si deve fermare, torna da Gabriel, ha sfiorato un'infrazione di passi Mitrolong ma ha tenuto lì la situazione. Petrocelli in campo, quindi non per lui problemi neanche per Gabriel fino a questo momento rispetto agli acciacchi della settimana. Mitrolong deve inventare, sembrava questo ce ne andavamo tutti. Più due Brescia, Tambone apre il campo, Meyeris apre tutto a sua volta per Delfino dall'arco, troppo spazio per Carlos Delfino che segna la sua seconda tripla e dà il nuovo vantaggio alla Carpegna Prosciutto. Che sfida fino a questo momento della Valle, va da Petrocelli, poi movimento Giorgevic, libero in angolo, dentro bene da Burns, tocco della difesa, c'è forse un fallo di Tambone che cacciava la palla a Christian Burns. Fallo numero 15, Tambone. Guarda Magro che viene lui all'arbitro, c'è il momento Giorgio di della Valle, la palla dentro, qua abbastanza evidente il contatto di Tambone, c'è la tripla dall'altra parte di Carlos Delfino, la palla persa di Brescia, il recupero, poi Lamb si butta dentro, runner di Daron Lamb che si iscrive anche lui a questa partita, più 3, 14-4 i punti di Daron Lamb che è il miglior realizzatore dei suoi in questa stagione. Della Valle esce ancora dal solito blocco, poi apre per Gabriel che ce l'ha il tiro da 3 punti ma prova a battere l'uomo in palleggio, fallo di Marex Meyeris. Fallo numero 5 Meyeris, primo fallo. Primo fallo anche per lui, ultimo arrivato in casa pesarese. Lettone classe 91, arrivato lo scorso 10 marzo in quel di Pesaro. Ma già ben conosciuto da Banchi in quanto allenatore del nazionale lettone. Banchi che da un annetto siede proprio sulla panchina della Lettonia. Sbaglia il primo Gabriel, Teggio resta sul più 3 per i padroni di casa. Secondo tentativo per Kenny Gabriel, 38-4 in stagione dalla linea della carità, segna il secondo. Chiama il cambio Magro. Cambio Brescia, esce Gabriel, entra con il numero 12, Portebois. Esce Gabriel dentro, Paulebois, ex della partita, ricordiamo stagione 19-20 e finire della stagione 20-21 per lui con la maglia di Pesaro. È entrato anche Moretti col numero 7, eccolo, lo trovate qua che riceve, prova ad andare dentro da Meyeris che si gioca il post basso molto bene però non trova canestro, qua non c'è, non trova rimbalzo, stoppata di Corbins anche per lui, c'è il campo quindi tutti dovrebbero essere a posto. Nella fila di Brescia, Petrocelli, Mitrolong, spazio per la bomba, sbagliata però in questo caso. E allora Moretti prova a spingere la transizione, palla lunga, ha cercato di mandare in orbita Terry Jones, però non è riuscito a controllare il pallone.
sarà rimessa da fondo per Brescia. Cambio Duende, Carpegna, Bruscito, nuovo cambio d'intesa, ci ha provato Davide Moretti, abbiamo visto la signora sul fondo già pronta ad esultare per questa giocata in stile NBA. Così non è andata. Petrocelli a superare la metà campo, poi si ferma, aspetta Mitrolong che riceve, prova a tenere lontano dal ferro Davide Moretti, esce Petrocelli in angolo dall'altra parte della valle, Petrocelli si prende il tiro da tre punti e lo manda a bersaglio, più uno Brescia. Anche Petrocelli si iscrive alla partita, 45-6 da tre punti per lui stagione. Fallo ora di Evua in pressing su Davide Moretti, numero 12 qua, primo fallo. Terzo fallo di squadra per la Germania, ce ne sono già 5 per la Carpegna Prosciutto. Qua la bomba di John Petrocelli vicino a prendere il passaporto italiano. Scusate, secondo fallo di squadra per Brescia, non terzo come ho detto poc'anzi. Jones, il doppio scambio con Lamb, va fino al ferro Jones, la giocata dell'attacco pesarese, un nuovo più uno, 64,9% da due, Terry Jones che spicca in questa statistica a livello di torneo della valle. Da Mitrolong, prova di liberarsi Cobbins che poi sale a bloccare, Mitrolong prende e spara da lontanissimo, rimbalzo di Petrocelli, della Valle, la penetrazione sul fondo, poi si arresta su tre punti, fallo fischiato a Delfino. Altri due liberi per della Valle che può ulteriormente incrementare il proprio bottino. Esce proprio Carlos Delfino. Andiamo a rivedere la finta, poi Delfino che si muove oggettivamente, poi si autochiama il fallo. Qua bellissimo il dai e vai tra Jones e Lamb, con il primo che arriva fino al ferro e appoggia il vetro, nonostante l'approccio non morbidissimo dei difensori bresciani. Segna il primo libero della Valle, 22 pari quando siamo in chiusura di primo quarto, 1 minuto e 20 alla fine. Segna anche secondo, 6 su 6 per lui in questo primo quarto. Cambio per Della Valle, già ampiamente miglior realizzatore del match, usato in tutti i modi, in percentuali incredibili. Entrato Tommy La Quintana per chiudere il primo quarto. Tambone, va da Lamb, aspetta il blocco di Jones. Lamb in penetrazione, poi circle shot, c'è fallo di Petrocelli. Allora, numero 12, giocatore che nel nostro campionato commette più falli. Cambio Vittorio Libertas, esce Tambone, questo è il fallo di Evua, questo è chiamato dallo speaker, quindi niente fallo di Petrocelli bensì di Paul Evua, se non sbaglio il suo secondo fallo. Due tiri per Doron Lamb. Doron Lamb va in lunetta per due tiri liberi con i suoi sul meno uno, 85,7 la sua percentuale dalla lunetta. Segna il primo. Classe 91 del Queens newyorkese. C'è già una piccola parentesi in Italia della stagione 2016. Anche lui. Non per la prima volta in Europa. C'è anche qualche presenza in NBA con Milwaukee Bucks e Orlando Magic. La palla dentro per Tobias che non trova la conclusione. E allora rimbalzo di Pesaro che si lancia in transizione. Lamb da tre punti, alzando la partita. Doron Lamb e segna anche questo, più 4 Pesaro. 50,9 la sua percentuale da tre punti. Mitrolong non sa come uscire, poi ritrova il possesso, ancora tanto tempo per l'azione di Brescia. Mitrolong va in angolo da Moss, la finta, così ci stava il tempo per il tiro. Moss in avvicinamento appoggia il vetro, tap out di Cobbins importantissimo, palla ora a La Quintana. Chiaramente con questo quintetto di Brescia Mitrolong è
iniziato numero uno per prendersi le conclusioni, ancora rimbalzo in attacco di Brescia, importante questo Mitrolong, vado che chiamava l'isolamento per Mitrolong, invece la palla è finita dentro, è finita male, 3 secondi per andare al tiro da casa sua, Lamb stava tirando, c'è stato fallo, avete visto anche sullo sfondo Banchi chiamare il contatto sul tiro, fallo di David Moss, andiamo a rivedere qua Lamb sopra la metà campo, fallo prima, nettamente prima rispetto al tiro, ci ha provato Lamb, terzo fallo di squadra per Brescia, 2 secondi per trovare il tiro, esce David Moss, entra Stazzanelli per chiudere questo fallo, giovanissimo, scusate, Stazzanelli, classe 2004, Simone Zanotti con questa presenza, tutta quota 100 in Serie A, tutte con la maglia di Pesaro. Segna Lamb, alla fine c'erano i tiri liberi, così è stato sentenziato dagli arbitri. Sbaglia il secondo, poi va a rimbalzo un secondo per andare al tiro, rimessa in attacco, ma scade il tempo e sul 28-23 per i padroni di casa si chiude un bellissimo primo quarto dominato inizialmente da Amedeo Della Valle, ma che sta vedendo una Carpegna Prosciutto tutt'altro che sottomessa al volere della Leonessa, anzi ha chiuso davanti e sta facendo veramente una grande prova. Una partita assolutamente godibile che anche il pubblico della Vitrifrigo Arena sicuramente sta apprezzando. Prendiamo la linea dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro dopo il primo quarto 28-13 in favore dei padroni di casa guidati da coach Luca Banchi. Il primo quarto che ha visto Pesaro comunque mantenere quasi sempre la testa avanti, a parte flash della Germania trascinata dal suo MVP, ossia Amedeo Della Valle. Amici della Vitrifrigo Arena, è il momento di far sentire tutta l'energia e la passione del sesto uomo in campo, insieme agli amici della Guerra Fanzo, caricare i suoi ingresso di Roberto Stazzanelli per finire il primo quarto nel fila di Pesaro con il numero 18, esordio assoluto in campionato, quasi sempre presente a livello di convocazione, quello di oggi è stato per pochi secondi il suo esordio in questa Serie A. Si riparte con la rimessa affidata a Doron Lamb e va da Moretti, supera la metà campo, su lui Tommy La Puntana, Jones, Zanotti, ha tutto lo spazio, il tiro da tre ce l'ha e lo mette, Simone Zanotti festeggia con la prima tripla, la sua 100ª presenza in Serie A. La Puntana aspetta il blocco, poi va da Gabriel dall'arco, risponde Kenny Gabriel con la stessa moneta proposta da Simone Zanotti, il furto intanto di La Quintana, l'abbiamo visto sullo sfondo, Brescia ancora 5 punti da recuperare. La Quintana, penetrazione sul centro, runner di La Quintana, corto, rimbalzo di Sanders,
arrivate di Sanford. Arriva il blocco di Jones, si butta dentro, arresto di tiro, Sanford, rimbalzo di Jones, che ti resta perché è il numero uno in questa statistica. Nuovo più 7 per i padroni di casa. Tanto anche Nimur, lo vedete, in possesso del pallone. 6 punti e 4 rimbalzi di qui per Terry Jones, il miglior rimbalzista del nostro campionato. La quintana complicata la conclusione. Qua brutto attacco di Brescia, non ha mosso la palla. E allora dall'altra parte Pesaro con il palleggio assistito di Sanford. Arresto e tiro, galleggia in aria, tutto storto. Sanford che segna altri 2, più 9. Pesaro che prova a mettere la freccia. Moore va da Cobbins, pronto della valle sul tubo del campo. La quintana stavolta, il suo runner è, va a buon fine, appoggia al vetro e trova 2 punti. 3-5-2-8. Zanotti blocco, Sanford lo prende, poi torna da Zanotti, questa volta Gabriel è bene su di lui. Moretti, runner, non c'è canestro, rimbalzo di Jones e poi si fa spazio, prende un buon fallo, riceve anche gli applausi della sua panchina, oltre che ovviamente di tutto il pubblico presente nell'arena pesarese. Cambio Germania Brescia, contatto che ha visto un giocatore bresciano avere la peggio, il problema al piede è Cobbins, che era uno dei 3 in questa settimana sotto la rete di gradimento perché un po' acciaccati lui, Gabriel e Petrocelli, tutti in campo evidentemente, non grossi problemi dopo la partita con l'Olimpia Milano, una partita pazzesca per la Germania che ha suggellato il record societario di 11 vittorie battendo la capolista. Jones intanto le sue statistiche, questo intanto è Sanford che con l'aiuto di ferro e tabellone segna il libero. Pronto il cambio, 11-4 il computo dei rimbalzi che premiano la squadra di casa. Segna il secondo, pronto il cambio, c'è proprio lui dentro Meyeris. Fatto un buon ingresso in campo, 8 punti, 6 rimbalzi in 12 minuti con un fallo per Tyrick Jones che si conferma punto di riferimento per questa Carpegna Prosciutto. Ora Moore a superare la metà campo, non c'è Mitrodong, ma è rientrato Della Valle che non viene servito, allora torna a girare sui blocchi, viene servito adesso Della Valle, va da Gabriel che si prende il tiro dall'arco, rimbalzo di Petrocelli molto attivo, 10 secondi per andare al tiro, penetrazione di Petrocelli che arriva fino in fondo, poi la correzione di Burns, non riesce, rimbalzo allora per Pesaro. Moretti dall'arco corta la sua tripla, allora Della Valle mette tutto a posto e supera la metà campo. 3-7-2-8 il parziale dalla Vitrifrigo Arena. Della Valle muove il pallone sul perimetro, Moore prova ad andare dentro da Burns che cerca spazio, Della Valle apre il gioco, Petrocelli 8 secondi per andare al tiro, Gabriel 5-4 from the logo, Della Valle questa volta non riesce a segnare, rimbalzo di Sanford che anche sotto le plance si sta facendo sentire, batte il suo uomo, poi si butta dentro con la mano sinistra, la finta, col passo tiro va dentro, altro fallo subito, partitone fin qui di Sanford. Avrà 2 tiri liberi a disposizione per incrementare il vantaggio della Carpegna Prosciutto. Mi piacerebbe darvi anche supporto con le statistiche individuali, ma al momento la pagina della Lega non ci viene in soccorso. 2 tiri per Sanford. In lunetta Sanford sbaglia il tiro, questa volta non viene aiutato dagli dei del basket, Magro accigliato in panchina.
Volta sì, accolta la preghiera di Vin Sanford e più 10, massimo vantaggio Pesaro. Moore a superare la metà campo, batte il suo uomo, poi Gabriel, palla dentro per Petrucelli che fa saltare il difensore, appoggia, gran palla di Gabriel per Petrucelli. Magro che sullo sfondo indicava a Moore di pressare Moretti, e ora esce forte ma lo batte Moretti molto bene, va fino al capolinea, poi però non trova il canestro con il runner. Allora Moore dall'altra parte, la penetrazione sul centro, la palla dentro per Burns, gran palla stavolta di Moore. Burns va a subire fallo, fallo numero 7, Moretti si chiede come mai un fallo fischiato, con le mani in alto. Time out chiamato da Luca Banchi, qua la gran palla di Moore, il fallo di Moretti, che sicuramente aveva le mani in alto ma si stava muovendo, quindi presumo che il fallo sia stato fischiato per quello. Qua vedete, cerca di andare ad aiutare, poi si ferma effettivamente, forse però un po' storto, entra nel cilindro di Christian Burns, motivo per cui gli viene fischiato il fallo. Time out chiamato da Luca Banchi. È arrivato sulla panchina di Pesaro il mese di ottobre dopo le dimissioni di Aza Petrovic, un inizio di stagione complicato quello per la squadra marchigiana, e poi di fatto Banchi ne ha risollevato le sorti. Questo è il tabellino con 15 punti della Valle, terminatore assoluto del match, dall'altra parte ci sono 8 a testa per Rembe Jones, 7 per 7, maggiormente distribuiti tutti nella cartella prosciutto. Luca Banchi andato a ottobre, ha portato sicuramente esperienza e idee alla squadra marchigiana. Che da marzo 2021 anche coach della nazionale lettone. Qui lo sparuto gruppo di tifosi bresciani accorsi, scesi nelle Marche per seguire la propria squadra che fin qui gli ha regalato una serie incredibile di successi e una stagione forse impronosticabile all'inizio. Terzo posto dietro alle superpotenze Milano e Virtus Bologna. Qua intanto Burns segna il primo libero, ne ha un altro per accorciare le distanze, sbaglia il secondo, rimbalzo di Delfino che ha ripreso il suo posto in campo, più 7 per i padroni di casa. Il palleggio di Moretti che scambia con Lamb, poi Meyeris, ancora Moretti sul perimetro, Delfino va da Lamb, ha spazio forse per prendersi un tiro, si prende la soluzione più difficile, poi recupera il suo stesso pallone, alza la parabola, contrastato da Burns che ha la meglio, va a prendere il rimbalzo. Fallo stavolta è difensivo per Pesaro su Libor che sarà lanciato in una transizione, fallo per Marex Meyeris. Eccolo qua, ferma la palla. Rimessa da lato, Burns va da Della Valle che cerca spazio per la tripla, non lo trova, allora Gabriel se la prende lui. Corta, rimbalzo di Delfino, sempre più 7 per i padroni di casa, due falli a testa quando siamo a metà del secondo quarto. Moretti, ottimo il suo 1 contro 1 con Petrucelli che va a commettere fallo. Sono 3.8 i falli di Gian Petrucelli a partita, il falloso del campionato, ma anche una stima di quella che è l'energia che Brescia mette costantemente in difesa. Rientra Naz Mitrolong proprio al posto di Gian Petrucelli. Penetrazione di Delfino, non c'è fallo. Stoppata dall'altra parte di Simone Zanotti. Vuole festeggiare alla grande questi 100 step in massima serie. Respinto con perdite di Moore. Ora terzetto di piccoli per Magro con Della Valle, Moore e Mitrolong, cerca l'assist Della Valle, trova il tocco della difesa, sarà rimessa in attacco
proprio per la Germania. Long da fondo, prova a liberarsi di Moore, esce poi la palla nelle mani di Kenny Gabriel, ancora Mito Long, penetrazione mano sinistra, le finte, fade away di Mito Long, canestrissimo di Naz Mito Long, fa meno 5 Germani. Zanotti end off con Moretti, poi Delfino prova a battere l'uomo sul fondo, cerca una linea di passaggio, la trova in Moretti che fa saltare Mito Long, poi spara dall'arco, non trova canestro, rimbalzone di Zanotti, tocco di Goers a rimbalzo, la rimessa gialla, ancora 14 secondi per andare al tiro per i padroni di casa, la Carpegna Prosciutto Pesaro. Lamb da fondo campo, palla Delfino che prende il blocco di Jones, da dentro e Jones passa in mezzo a due maglie e ne segna altri due, 40-33, continua a tenere abbondantemente la testa avanti Pesaro, 10 punti di Jones con 4 su 4 da 2 della Valle, deve prenderlo questo tiro corto e attenzione a della Valle se comincia a sbagliare. Lamb dall'altra parte, arresto tiro, Jones ancora rimbalzo, Moretti ci riprova da tre punti, questa volta gli dice bene, nuovo più 10 con la bomba di Davide Moretti, ben assistito da Derrick Jones, stanno credendo, stanno dando fiducia al numero 7 che ha preso tante triple ma ne ha sbagliate tantissimo, mandata a referto, che da tre punti in campionato con 36-1 di fronte Brescia che è terza con 38,5%, time out chiamato questa volta da Alessandro Magro, una Brescia che nel 2022 ha perso una sola partita contro Milano proprio su questo campo alle Final Eight, poi andiamo a rivedere la tripla di Davide Moretti. La semifinale di Coppa Italia, Brescia veniva battuta dall'Olimpia Milano su cui poi si è presa una enorme rivincita nell'ultimo weekend scorso con la vittoria della Germania. Le squadre tornano in campo, queste le statistiche, 18-10 il computo dei rimbalzi, 3-0 le stoppate, queste in favore di Pesaro, entrambe le statistiche, queste le due statistiche dove c'è maggiore differenza. Ora siamo in una zona, quella di Pesaro, Mito Long prova a batterla, sbaglia però il passaggio ma recupera di Moore, 5 secondi per andare al tiro, prova a inventare, va ad appoggiarsi al vetro, gran canestro questa volta, 1 contro 1 di Limur, meno 8 Germani, 5.8 i punti di media in regular season per Limur, anche per lui un ritorno a Brescia. Lamb cambia il gioco, palla persa recuperata da Mito Long che lancia della vaglia, recupero di Lamb, troppo lungo il passaggio di Mito Long ma apprezza Amaro in panchina. Lamb, Moretti a caldo, non trova però la seconda tripla in fila, si allungano nuovamente le squadre, velocissimo Mito Long in coast to coast della Valle dall'arco, questa l'aveva segnata ma a gioco fermo, sarà possesso Brescia, fallo numero 7 Moretti, secondo fallo, quando parte in transizione Mito Long con la palla per le mani, velocissimo secondo fallo per Davide Moretti che va a prendersi gli applausi e è andato a riposo. Rientra Matteo Tambone che vuole, che copre il ruolo di titolare assolutamente in questa squadra. Limur si gioca al posto quantomeno con Davide Moretti,
sbagliato di Moore, rimbalzo di Pesaro, qua Kenny Gabriel va in anticipo su Delfino, però l'ultimo tocco è suo, quindi sarà rimessa in attacco a favore di Pesaro. Rita Sanford al posto di Land. Esce con il 2 Moore, perfetta la gestione di Luca Banchi anche a livello di cambi. Sanford batte della valle, va fino in fondo, poi però il suo tiro è troppo debole. Intanto anche con il numero 71 Leonardo Demetrio, brasiliano, classe 94, esce con il 23 Blues, cortissimo il tiro, poi il tocco è di David Moss che è rientrato sul terreno di gioco insieme a Paul Ebois. Demetrio ha consegnato per Dambone con il piede sulla linea, credo Matteo Dambone, più 10 nuovamente per i padroni di casa. Mito Long, uno contro uno su Tambone, fallo di quest'ultimo, fallo numero 15 d'accordo. Tambone, terzo fallo, terzo fallo per lui. Mito Long, quando ti punta in palleggio è difficile da tenere, abbondantemente piede destro dentro la linea dei tre punti di Tambone. Cambio QL, è proprio Tambone costretto subito al cambio dopo il terzo fallo. Rientra Davide Moretti. Mito Long, adesso il tiro da tre punti non va, rimbalzo di sempre, che poi torna da Moretti, chiamava e chiama il fallo del pubblico della Vitrifuga Arena dall'altra parte del fino. C'è stato un fischio precedente, un fallo, fallo numero uno Gabriel, secondo fallo fischiato a Gabriel. Brescia sempre sul meno 10. L'anticipo di Moss direttamente sulla rimessa. Moss è ancora, nonostante non sia più un giovanotto, ma un signor difensore, lo è sempre stato in tutta la sua carriera, quindi era anche, diciamo, molto più deputato alla realizzazione, poi è diventato un giocatore prettamente difensivo. Intanto Jones sbaglia, rimbalzo di Demetrio che è aiutato da Ferro Tabellone, c'è più di due punti del nuovo massimo vantaggio Pesaro, più 12 per i padroni di casa. Fa fatica Brescia a trovare delle contromisure, l'uno contro uno di Mito Long della Valle dall'angolo, dentro fuori la sua tripla, seconda tripla sbagliata da Miguel della Valle. Delfino 22-11, il parziale a rimbalzo che premia la Carpegna Prosciutto. Demetrio va da Sanford, arresto tiro da tre punti, lunga la parabola, rimbalzo di Gabriel, poi lancia Mito Long, uno contro uno, va fino in fondo, poi cerca l'assist sbagliato, recupera Demetrio, poi Sanford a superare la metà campo andando da Moretti. Applausi del pubblico che apprezza, ultimo minuto di gioco del secondo quarto, più 12 Pesaro. Moretti, penetrazione, alza la parabola, sfiorato un gran canestro Moretti, allora Mito Long prova a superare la metà campo, gran difesa di Jones a fermare l'esterno avversario, poi in angolo ci pensa David Moss ad accorciare le distanze, bomba e meno 9, quando serve c'è sempre David Moss, capitano della Germania. Queste le percentuali da 3 punti, 58-3 per i padroni di casa, 28-5 per Brescia. Jones, 16 secondi per andare, 7 secondi per andare al tiro, 16 totali, cadono tutte e due, allora, sembrava contesa, ma hanno fischiato un fallo a David Moss, secondo fallo, secondo personale. Cambio Germani Brescia, bonus per Brescia, quindi due liberi e 12 secondi per un'azione in favore di Brescia, ma prima ci sono i due liberi per Pesaro, secondo fallo per David Moss, 3 punti per lui, la bomba che abbiamo visto poco fa. Qua è successo un po' di tutto, Moss l'aveva recuperata, poi è andato giù insieme a Jones, è sembrato un po' generoso il fallo, onestamente.
Ritrova la panchina Kenny Gavin, intanto Terry Jones per incrementare il proprio bottino, sbaglia il primo e Brescia ha l'occasione di accorciare nuovamente le distanze dall'altra parte con 12 secondi, quasi 13, per andare al tiro. Segna Jones, fa più 10. Timeout chiamato da Alessandro Magro, vuole giocarsi il miglior tiro possibile da metà campo offensiva. Uno timeout chiamato da Magro, vado a consultarsi con i suoi colleghi per capire quale possa essere la scelta migliore da fare in attacco. È facile che la palla finisca nelle mani di uno tra Della Valle e Vito Long, chiaramente sono i principali iniziati a prendersi il prossimo tiro. Poi inquadrato il gruppo di invincibili sceso a Pesaro, bella giornata di sole, probabilmente trasferta al mare non è mai male. Se invece il pubblico di casa che si gode il momento positivo della squadra, due successi in fila e fino a qui oggi una partita inappuntabile, ineccepibile per i ragazzi di Luca Banchi. Rientra anche Petrocelli per questo ultimo possesso. Magro si affida ai giocatori più esperti, quelli che hanno aiutato ad arrivare al filotto di 11 vittorie di fila. Difende alta a Pesaro e fa perdere già qualche secondo, cercando di escludere Mitrolong dal possesso, però riceve adesso, si prende l'arresto di tiro, un tiro costruito molto bene, un secondo per andare al tiro. Lamb inventa, sfiora la magia da casa sua, finisce con 10 punti di margine in favore di Pesaro. Il secondo quarto, una Pesaro che nei primi 20 minuti ha abbondantemente dominato questa gara. 48-38 dice il punteggio della Vitrifrigo Arena, con Della Valle il miglior realizzatore con 15 punti, ma fino a qui con una grande prova difensiva la Carpegna Prosciutto è meritatamente avanti. Adesso vi lascio al nostro halftime show che come sempre vedrà le parti migliori della puntata di Basket Zone, che come sempre va in onda il mercoledì sera alle 23.15 su D-Max in chiaro. Ci risentiamo a inizio terzo quarto. Se il tuo peggior incubo è quello di non riuscire a entrare in campo, Dolo Relax, gel termoattivo lenitivo, tieni al caldo le tue passioni. In tutti i supermercati. Entrare in campo sempre con lo stesso piede. Iniziare sempre la ruota con un sottomano di sinistro. Indossare sempre le stesse scarpe, anche se non hanno più la suola. Per quanto il basket si nutra di advanced stats e alchimie tattiche, in campo e in panchina vanno esseri umani, con le loro paure e le loro speranze. E l'unica cosa che può mettere ordine fra loro è la magia. Oggi parliamo di scaramanzia e di tutto quello che di buono può fare, soprattutto per chi non ci crede. Insomma, la copertina l'avete sentita, si parla di scaramanzia che nel mondo dello sport esiste e soprattutto esiste anche nel mondo del basket, dato che noi qua stiamo facendo ormai un viaggio da diverse settimane insieme nel mondo del basket, in campo e fuori dal campo. È molto bello scoprire insieme appunto ai protagonisti del basket che vediamo in TV, sui social, ormai dappertutto, cosa si cela anche dietro le loro scaramanzie. Io qua ovviamente ho, come sapete, sempre un esempio di riferimento che è quello di Andre Meneghin. Non posso non chiedere subito a lui se ad esempio durante le tue partite, insomma da giocatore,
avevi delle scaramanzie. Avevo delle mie scaramanzie, sì. Entravo in campo, facevo prima un tiro con la mano destra, poi un tiro con la mano sinistra, poi un tiro dal tiro dell'asino, e se facevo 3 su 3 era già un buon segno. Già, quello ero già tranquillo. Poi c'erano anche le cene di squadra. In settimana eravamo in A2 a casa di Sandro Galeani, che era il nostro massaggiatore. Per fare gruppo all'inizio dell'anno ho detto: dai, facciamo una cena il giovedì sera. Abbiamo fatto la cena il giovedì sera, abbiamo vinto la domenica, e ovviamente a la settimana dopo, sempre. Ogni giovedì c'era la signora Galeani, poverina, che non ne poteva più di averci in casa, e abbiamo perso forse 2 o 3 partite. Tutto merito delle cene. Esatto, ovviamente. Cioè, ha fatto gruppo e quindi ogni giovedì eravamo lì a mangiare. Però a volte, insomma, aiuta, perché un po' si ha l'idea di avere il controllo della situazione, un po' aiuta anche a fare gruppo con la squadra stessa, perché da rito singolo diventa anche rito collettivo. E la cosa bella è vedere quando invece abbiamo dei riti che pensiamo nostri, dico mio, magari quando vado a giocare con i miei amici, ma in realtà c'è anche nei giocatori quelli veri. Guardate questo servizio. Non sono tanto scaramantico, anzi forse lo ero all'inizio, poi diventando grande ho detto che sono tutte cavolate. Cerco di avere una routine, perché ovviamente come tutti gli atleti, come chiunque deve performare nel momento in cui si avvicina alla gara, vive un'ansia da prestazione. Io sono, diciamo, abbastanza scaramantico, lo ero molto di più da giocatore, sto cercando di esserlo un po' meno da allenatore, però qualche rito, come per esempio la scelta di un orologio anziché un altro, la scelta di un sottogiacca anziché un altro, che magari sono collegati a vittorie, ogni tanto scappa, infatti faccio ridere la famiglia, perché però sto cercando pian piano di disintossicarmi. Non ho delle vere e proprie scaramanzie, ho delle routine, diciamo. Il giorno partita voglio mangiare sempre le stesse cose, arrivare al palazzetto sempre allo stesso orario. La stessa serie di tiri, riscaldamento, come mi lavo le mani, non so se è una mia malattia o una superstizione. Io non bevo caffè, per dirti, l'unico caffè che bevo è 3 ore prima della partita. Non sono molto scaramantico, onestamente, e tengo solo una catenina dove è un po' un portafortuna, un talismano. Sì, sono abbastanza scaramantico, però il giusto, ecco. Facendo questo lavoro è importante non ne abusarne, ecco, perché poi altrimenti si rischia di non starci più dietro. Filippo Massoni, ai tempi di Casa Pustellengo, che il venerdì prima della partita della domenica mangiava sempre la stessa pizza con la stessa birra, aveva sempre le stesse mutande durante il giorno della partita. Non sono uno di quelli un po' fissati con quelle cose lì del sale o queste cose. Ci sono quelli che hanno le loro routine proprio particolari, dove sono molto molto scaramantici, però sempre meglio non dire chi sono e cosa fanno, meglio che lo dicano loro, perché non vorrei mai portargli sfortuna. No, io non sono scaramantico, però ho conosciuto tante persone che magari ognuno ha le proprie esigenze o le proprie scaramanzie, magari tengono gli stessi calzini tutte le domeniche, lavandoli ovviamente, sono sempre quelli, o fanno determinate cose, ma la persona più scaramantica che ho mai conosciuto è Max Menetti. Una cosa, non ho mai visto una cosa del genere, era veramente di una precisione in tutte le cose che faceva per arrivare alla partita, sempre uguali. Dai, facciamolo un nome, chi è il più superstizioso che ti è mai capitato di trovare in carriera? Max Menetti. Ebbene sì, colpo di scena, il più citato almeno alla fine di questo servizio qui con noi, coach Max Menetti. È tutto vero? Torna quello che hanno detto i ragazzi? Allora, diciamo che sì, innanzitutto perché i due giocatori che hanno parlato, sono rimasti con me per fortuna tanti anni e abbiamo vissuto anche bellissime stagioni, abbiamo vissuto anche momenti veramente molto intensi. Poi sì, io non nascondo niente, ma anche mi sembra di vedere che però insomma tutto il mondo ha delle sue ritualità, ma al di là di tutto, più che delle scaramanzie, di cui io non coinvolgo mai nessuno, se non fare alcune cose che faccio per condividere delle cose, ecco, quindi non costringo nessuno a fare cose che sono fuori dalle proprie routine, ma invece condivido momenti. Sono d'accordo con quello che ha detto Andrea, ecco. Il fatto di andare giovedì a cena non è scaramanzia, è il fatto di stare insieme. No, esatto, questo la scaramanzia può essere la scusa per dire: ragazzi, dato che è andata bene l'ultima volta, abbiamo fatto dobbiamo la cena, rifarlo, dobbiamo rifarlo, bene, si crea il gruppo. E si crea il gruppo, anche perché poi, detta così come la stiamo dicendo, sembra che si parli di riti voodoo all'inizio della partita. Ma in realtà, coach, ad esempio, quali sono le tue scaramanzie in questo caso? Sono dei piccoli gesti? Innanzitutto
ci sono, come ha detto Lele Molin, ci sono intanto il fatto di avere una serie di cose da fare che aiuta, a me aiuta molto la concentrazione il giorno della partita. Ci sono delle cose molto personali che riguardano la mia cultura cattolica, che però nessuno, di cui nessuno è coinvolto, e poi dopo c'è tutto un armamentario, diciamo così, invece di situazioni che anche a regola d'arte è giusto creare proprio per una condivisione, per condividere un momento. Parlo dello staff, parlo di qualcuno. Poi devo dire la verità, io sono perseguitato invece dalle persone della scaramanzia, perché tutti dicono che io sono scaramantico. Dopo finisce una partita, ah Max, io ero seduto al posto 11, mia moglie che dice ero in bagno, sono rimasto in bagno, un altro che dice stavo mangiando la pizza e ho smesso. Cioè, poi sono io l'unione la fa la forza della scaramanzia. Certo, quello sicuro. Poi tra l'altro ho guardato adesso, sono anche sotto una scala, in teoria dicono che... Vabbè, ma da lì non se ne esce più, come si diceva anche prima appunto nel servizio che abbiamo visto, esatto. come diceva qualcuno, poi se si esagera si rischia di andare oltre. Ma quella cosa del gatto è vera? L'unico esempio che insomma, ho saputo... No, attenzione, questa non è scaramanzia, ragazzi, questa è, fa parte della storia di Reggio Emilia, se volete in 20 secondi ve la racconto. Sono inventato nel momento più triste, in uno dei momenti più duri della storia pallacanestrosiana. Stavamo retrocedendo in Serie B e fuori andammo a una cena per fare gruppo in un momento di ripartenza, e venendo fuori da questa prima cena vedi che c'era un bellissimo gatto, si chiamava Mimmo. Sì. Insomma, naturalmente vinciamo la partita. Da lì, devo dire la verità, credo per 5 anni noi tutti i giovedì siamo andati a mangiare insieme. Wow. E credetemi che non c'era nulla di scaramanzia, e se gatto Mimmo non c'era si perdeva. Ma non era il fatto che si perdeva, ma era proprio una questione di avere qualcosa di condividere. E noi abbiamo creato il grande Annati di Reggio Emilia, l'abbiamo creato proprio nella campagna reggiana. Grazie per il tempo che ci hai dedicato. Ovviamente speriamo che da adesso in poi vada tutto in meglio la stagione, perché così magari abbiamo portato fortuna. Però non mi voglio sbilanciare. No, io, grazie a mille. Proposito, se io vinco, io mi dovete rinvitare, lo sapete. Va bene, certo, volentieri. Sì. Fisso. Ci fa solo che piacere. Grazie mille, okay, grazie, coach. Coach Menetti, che è rimasto con noi, che è stato con noi, che ci ha raccontato anche delle cose molto belle. A me la cosa della scaramanzia, tra virgolette, come condivisione, che era quello che dicevi anche tu, Menego, è fortissima. Prendiamo la linea dalla Vitre Figo Arena con le statistiche del primo tempo: 48-38 in favore della Carpegna. Prosciutto, Carpegna Prosciutto che tira meglio da 3 ma meno bene da 2 e ai liberi rispetto alla Germania. Poi tutte le altre statistiche, a parte le palle perse, 5 Germani, 7 Carpegna Prosciutto, vedono la squadra di casa decisamente fare meglio degli ospiti, 10 assist contro 6. Rimbalzi meglio sia quelli offensivi che quelli difensivi, 3-0 le stoppate, 4 palle perse Pesaro e 3 Brescia. Una situazione anche statistica che racconta una partita che, come vi dicevo, a fine secondo quarto è stata fin qui gestita nel migliore dei modi dalla squadra di Luca Banchi. Qualche difficoltà invece per una Germani che sicuramente non possiamo definire appagata dopo il successo con Milano, ma probabilmente la stanchezza e gli acciacchi avuti in settimana da giocatori come Cobbins, Gabriel e Petrocelli fanno sì che la squadra di Alessandro Magro non sia magari così fresca come poteva esserlo in altre occasioni. Questo è Vincent, uno dei protagonisti del primo tempo, sicuramente insieme a Perry Jones, che si è confermato giocatore dalle altissime percentuali al tiro da 2 e in generale al tiro. Anche Doron Lamb, quando è entrato, ha fatto la differenza. Invece di Moore, con le due, sicuramente un po' più in difficoltà. E qui il miglior giocatore del nostro campionato, con quasi 20 punti di media a partita, Amedeo Della Valle. Questo invece è Carlos Delfino, che con un paio di bombe ha aiutato Pesaro a mantenere la testa avanti. Qua andiamo a vedere qualche azione della prima parte di gara. Questa è una schiacciata di
Terry Jones, qui ancora Terry Jones che va a seguire l'errore del compagno. Si invece sempre che si inventa un jumper dal mezzo angolo, poi ancora Terry Jones a passare in mezzo alle maglie della difesa. Ancora sempre due americani protagonisti assoluti per Pesaro, eccoli qua, trascinatori, 11 punti Terry Jones, 7 Sanford. Jones che tira con l'80% da 2, ha raccolto anche 6 rimbalzi offensivi, 2 difensivi, 19 di valutazione per lui, 9 di valutazione per Sanford, comunque ha tirato meno, però tira 3 su 5 da 2 e 1 su 2 dalla lunetta, con 4 rimbalzi difensivi a referto. È un giorno importante questo anche nella settimana, è stato un giorno importante per Brescia perché il 24 di marzo è ricorso purtroppo l'anniversario, il quarto anniversario dalla morte di Marco Solfrini, giocatore, uomo che a Brescia hanno imparato a conoscere molto bene. C'è anche un torneo che è stato dedicato a lui, che viene organizzato estate a giugno proprio da tutti, a cui partecipa spesso anche la società, alcuni membri della società di Brescia, come coinvolgimento in generale della piazza. Un giocatore che viene ricordato con molto piacere, che purtroppo ci ha lasciato proprio 4 anni fa, il 24 marzo. Queste le statistiche personali dei giocatori, vedete due uomini in doppia cifra, abbiamo visto prima Terry Jones 11 punti e Amelio Della Valle 15, sono i migliori realizzatori fin qui del match. Li avevamo presentati all'inizio partita, in prepartita, proprio come possibile sfida nella sfida, e così è, come sfida nella sfida è quella tra i due coach, uno mentore dell'altro. Panchi è stato capo allenatore di Alessandro Magro sia alla Montepaschi Siena che al Lokomotiv Kuban. Pare che lui ieri sera si siano proprio trovati a cena in quel di Pesaro per rinverdire un'amicizia che dura da tantissimo tempo. Ma ora siamo pronti per goderci questo secondo tempo, vediamo se Brescia riuscirà a rientrare in partita o se Pesaro metterà ulteriormente un'incudine su questo match. Si parte con la rimessa di Della Valle che va da Mitrolong. Più 10, 48-38, si parte da qui, Petrocelli, penetrazione, il tocco di Sanford che tocca la palla, sarà rimessa in attacco per la Germani. Sempre indiavolato Luca Banchi in panchina, riceve Burns, va a bloccare per Mitrolong che poi si butta dentro, cerca l'assist o forse un tiro, complicato dall'intervento difensivo. Delfino dall'altra parte da tre punti spara, trova però il ferro, quindi recupera Gebel che va da Della Valle che prova a rimettersi in partita, dentro da Burns che arriva al capolinea, inchioda il meno 8. Moretti a superare la metà campo, partito lui in quintetto in questo secondo tempo per via dei tre falli a carico di Matteo Tambone. Il Delfino va da Sanford, la pressione di Della Valle che prova a metterci il suo anche in difesa. Sanford arresto il tiro, dice male questa volta Mitrolong, si ferma su tre punti. Burns, Della Valle, ancora da Mitrolong in posizione di playmaker. Meyer si tiene molto lontano Della Valle dal ferro, ma Mitrolong trova liberissimo in area Burns, segna il suo quarto punto in fila, e meno 6 Brescia, 7 punti di Chris Burns, con 3 su 3 da 2. Delfino dentro da Jones col palleggio e poi l'inchiodata. Tredicesimo punto per Tyreek Jones che chiude con l'inchiodata. Eccoli qua, 5 su 6.
da due punti, 83%, devastante questa percentuale da due punti della Valle, 7 secondi per andare al tiro, palla persa, recupera proprio Jones che sfiora un'inflazione di passi, poi Delfino in contropiede, fino al capolinea, Carlos Delfino, altri due punti per lui, 6 le palle recuperate di Pesaro, alta persa di Brescia, 7ª recuperata per Pesaro, Sanford coast to coast e Moretti in angolo, bomba di Davide Moretti, più 13, nuovo massimo vantaggio, Cardegna prosciutto, 1-2, devastante di Pesaro. Mito Long, difesa di Moretti della Valle, esce, prova a buttarsi dentro, ancora recupero, 8º recupero di Pesaro, Meyers in transizione con l'inchiodata sull'assist di Davide Moretti e 9-0 di parziale Pesaro, nuovo massimo vantaggio, più 15, Cardegna prosciutto, sembrava essere entrata con un'altra faccia Pesaro, Brescia scusate, invece Pesaro che subito ha rimesso il punto esclamativo su questa partita, time out chiamato da Alessandro Magno che vuole metterci una pezza, ma che Pesaro fino a questo momento, Pesaro sta accusando totalmente il gioco di Pesaro che difensivamente è su tutti i palloni, 8 palle recuperate, qua l'assist di Meyer rispetto un filo, qua quello di Sanders per Sanford per Moretti, poi speriamo di vedere, eccolo qua quello di Moretti per Meyers che va su e inchioda alzando, andando su in controtempo, parziale 9-0 per Pesaro, tutti in piedi per la nostra Valle. Con 13 punti di Jones, il mio realizzatore, che sono 5 per Meyers con 6 assist. Libero, diciamo per un tecnico, esatto, niente, Alessandro Magno. Se la prendeva con gli arbitri, più 16, nuovo massimo vantaggio, 10-0 di parziale per Pesaro, Petrucelli della Valle, dura la scalata ora per Brescia, Petrolonga ha sfiorato un'altra pessima palla persa, Moretti si butta ancora in difesa, Kevin dall'angolo sbaglia, rimbalzo di Burs, il migliore dei suoi in questo frangente, Mitrolong dall'arco, non trova canestro, bravo Gabriel ad andare a correggere e trovare i due punti, Mitrolong in questo momento sembra fuori dalla partita, sta facendo molta fatica, pressato dalla difesa di Pesaro, Delfino ancora improprio, corta la sua tripla, tap out di Meyers, poi Burs ovviamente il più energico questo terzo quarto per la Leonessa, Mitrolong della Valle, pessima palla persa anche in questo caso, non si intende un splash brothers, sembra veramente che si sia rotto in questo momento l'incantesimo, tutto merito della difesa asfissiante della Cardegna prosciutto, 10 le palle perse di Brescia contro le 7 di Pesaro. Sanford tiene vivo il palleggio, 10 secondi per andare al tiro, va da Meyers in angolo, prova a battere Gabriel, si butta dentro, semigancio di mano destra, segna anche questo Alex Meyers, 7º punto per lui e più 16 mantenuto, sono anche 6 assist per il lettone guidato in panchina anche con la nazionale proprio da Coach Pan. Fallo di Jones su Petrucelli, secondo di Jones, andiamo a rivedere, flash difensivo
Scusa, Petrocelli. Nico Long aspetta il blocco di Burns, arriva 8 secondi per andare al tiro, deve inventare Nico Long, batte qua Moretti molto bene, va a servire un comodo, per un comodo appoggio Chris Burns, che ringrazia e va a realizzare 60-46, 9 punti di Burns. Altra grande difesa questa volta di Petrocelli, provoca la persa di Lamb, entrato in campo, esce Burns, il migliore dei suoi in questo inizio secondo tempo. È mancato sicuramente, forse non sta benissimo, l'apporto di Cobbins nel secondo quarto per la Brescia. Vita Long a tutta birra fino in fondo, sbaglia però, perde palla, recupero di Moretti, Lamb ancora da Moretti che deve prendersi questa tripla, la sbaglia però, era giusto tirare, Meyris ancora il recupero, muove bene la palla Pesaro, Lamb dall'arco, corto il tiro, va ancora rimbalzo Lamb, alza per Jones, poi ci pensa Gabriel a pulire i tabelloni, fallo di Meyris che non sembrava in una buona posizione difensiva nei confronti di Petrocelli. Terzo fallo. Poi andiamo a rivedere di stazione, qua scivola bene Meyris, probabilmente viene beccato in un momento proprio in cui stava scivolando, in cui doveva fermare Meyris, alza il dito, si accusa del fallo, terzo fallo per Marex Meyris, lo tiene in campo però Luca Banchi che sa che in questo momento è importante. 12-7 il compito dei rimbalzi offensivi in favore, manco a dirlo, della Carpegna Prosciutto Pesaro. Mitro Long fino al ferro qua molto bene, deve rimettersi in partita Mitro Long affinché Brescia possa rientrare in questo match. Meno 12 ora Germani, pressione ora dello stesso Mitro Long, va a mettere le mani addosso su Moretti, ha fischiato a Mitro Long, magari chiede spiegazioni sul mezzo arbitrale, invece la penetrazione con la rovesciata di mano destra per Nazar Mitro Long, esce Davide Moretti, diventa tambone, si pesano i tre falli del primo tempo. Meyris dentro da Delfino, taglio per Jones, gran palla, deve girarsi però Jones, palla persa, Mitro Long uno contro uno, cost to cost, va a servire Petrocelli che si appoggia al vetro e segna meno 10, contro parziale di Brescia 6-0. Fallo tecnico al numero 3, time out, il fallo tecnico a Mitro Long, occupava la di troppo, non so con chi, insomma con gli altri, questo tecnico, il secondo tecnico in questo quarto per Brescia che appare vistosamente nervosa. Libero per Pesaro, può sfruttare ancora questa occasione. Pesaro dal canto suo vive una partita al momento sicuramente più tranquilla, dove però la forza di essere energetica insieme alla nostra squadra, alla quale fanno sonde tutti i piedi per la nostra UL. La faccia cattiva per citare il suo compagno della valle in tempi di Reggio Emilia, uno striscione con la sua faccia proprio cattiva, recitava e divenne un po' uno slogan per quel momento di carriera di Amedeo della Valle, che oggi invece è il trascinatore di una Brescia che sta facendo fatica a Pesaro. Segna Delfino, finisce così il tecnico fischiato a Mitro Long, 10 punti per Carlos Delfino, anche 2 assist e 5 rimbalzi per l'argentino della generazione dorada che vinse l'oro ad Atene 2004 in finale con l'Italia. Più 11 Pesaro, Lamb si prende la vestitura in faccia della valle, Doron Lamb segna e dà più 14 a Pesaro, 11 punti di Lamb.
Petrocelli, 9 su 20, 45% da 3 punti per Pesaro, segna Petrocelli. Meno 12 Brescia, la Tamboli a superare la metà campo. 9 punti di Petrocelli. Ancora Lamb, Jones consegnato, non c'è per Tambone, la palla però finisce a Delfino che penetra, recupero e furto di Della Valle, transizione, si ferma sui tre punti, aspetta il compagno a rimbalzo, va corto, rimbalzo di Mitrodong, le finte, poi va da Gabriel che ci prova anche lui dall'arco, bomba di Kenny Gabriel, Brescia prova a tornare in partita, meno 9. Contro parziale della Germania e il pubblico di Brescia sa che deve stare vicino ai suoi giocatori. Ancora recupero di Brescia, sfiorato, la tiene di Tambone, bravissimo Gabriel, qua forse c'era un fallo di Tambone, il gioco è stato fermato, il fallo è stato fischiato, palla Brescia, fallo numero 15 Tambone, quarto di Tambone, grazie di qua il fallo su Gabriel, così è. Cambio duelle, esce Carlos Delfino, entra il 44-0. Ancora Magro a colloquio con, mi pare, Silvia Marziani. Quarto fallo di Tambone, che resta però in campo. È rientrato Sanford al posto di Delfino. Più 9. Cambio duelle, per i padroni di casa. Esce Meijeris, entra qui 41, Simone Zanotti. Entra Zanotti al posto di Meijeris. 2 minuti e 47 a fine terzo parziale. Mito Long aspetta il blocco, si prende l'arresto tiro dall'arco. Neanche il ferro. Se la taccia per Mazzo Mito Long. Fino a questo momento, fischiatissimo dopo il tecnico precedente. 0 su 5 oggi da 3 punti, 37-6 per lui stagione dall'arco. Petrocelli ancora sfiora l'anticipo, ora è Brescia che prova a mettere pressione alla Carpegna. Lamb, la penetrazione, va in angolo da Zanotti, palla persa, attenzione occhio, la stessa cosa, scusate, alla pressione difensiva di Brescia. Qua penso che il Mitrodong sulla linea esce Della Valle, entra la Quintana, questa è la sensazione, spero di rivederlo perché non capirei altrimenti il fischio. Infatti comunque possesso Carpegna prosciutto è sul più 9, 12 palle perse a testa, sono tantissime. Quelle che Brescia perde mediamente a partita, 12.6, stessa cosa a Pesaro, 12.5, siamo lì. Poi è lunga la partita, qua deve inventare Lamb, non c'è canestro ma è rimbalzo di Brescia, la Quintana da Mitrodong e prova a buttarsi dentro, in angolo da Gabriel, non c'è fallo, sbaglia la tripla, poi la Quintana, c'è il tocco, niente rimbalzo, il pubblico rumoreggia per esce, lascia spazio a Livorno. Livorno fin qui nervosissimo e non ancora entrato in partita. Eccoli qua i due Splash Brothers di Brescia, che Della Valle si è fermato dopo i 15 punti realizzati nel primo quarto, arginato benissimo dalla difesa di casa. Sanford 17-16 in questo quarto, più uno Brescia, recupero sfiorato da Limur, Tambone dentro da Jones che si protegge col corpo, poi non trova il canestro, allora la Quintana, il taglio di Gabriel non viene servito, la Quintana, fallo di Terry Jones sul palleggio di Tommy La Quintana, Jones direttamente a sedersi in panchina, occhio fallo, ai problemi di fallo anche per Pesaro, Tambone con 4 e 3 per
Peric, eccolo qua, si mette in panca. Tiro tambone, entra con il set di Davide Moretti. Poi anche tambone, dentro Moretti. Sempre più 9, Pesaro. La Quintana, va ad Amur. Poi Burs, la finta di consegnato, poi ancora il passaggio per Moore, 6 secondi per andare al tiro. Burs appoggiando al vetro, meno 7 Brescia. Chris Burs conferma il giocatore di riferimento nel secondo tempo per Brescia, sono 11 i suoi punti. La penetrazione di Moretti, fallo di La Quintana. Numero 24. E il terzo di squadra, ce ne sono 4 invece per la Carpegna Prosciutto. 14 secondi per andare al tiro per Pesaro. Detto il fallo di La Quintana, che se ne accusa immediatamente. Ancora Moretti, palla dentro per Meyeris, c'è largo Lamb, ma se la gioca in uno contro uno Meyeris. Poi lascia lì la palla, viene recuperata da Burs, allora La Quintana supera la metà campo, organizza il gioco per Brescia. 17 secondi per andare al tiro, c'è una discrepanza di un secondino tra il cronometro dei 24 e quello per chiudere il quarto. Petrocelli dall'arco, Gian Petrocelli, quando serve, bomba del meno 4. Questa può cambiare l'andamento del match. Fallo di Petrocelli che ferma la partita. Numero 7, Petrocelli. Secondo, ha fatto fallo. Bene a fare questo fallo perché non è in bonus Brescia. Questo tiro importante di Gian Petrocelli, se non sbaglio, a quota 12 punti con questo cambio. Cambio anche per Brescia, è uscito Gabriel, è stato per 34 Moss. Esattamente, 12 punti con 3 su 5 da 2 e 2 su 2 dall'arco. Gian Petrocelli, rimessa a Pesaro, un secondo per andare al tiro in Ventalev, corto, ma parziale premia alla fine Brescia, che si trova a meno 4, dovrebbe essere andata anche a meno 16. La squadra di Magro c'è e vuole giocarsela fino in fondo. Parziale dice 64-60 alla fine del terzo quarto favore della Carpegna Prosciutto, ma è tutto da goderselo. L'ultimo quarto. Tutto pronto a Pesaro per gli ultimi 10 minuti di match. Queste le statistiche dopo il terzo quarto. Brescia migliora la percentuale da 2, 65-3. Pesaro migliora quella da 3, 40-9. Migliora la statistica rimbalzo difensivo. Brescia sono 17 pari ai rimbalzi. Punti dalla panchina 22-16 per i padroni di casa. Aumenta il numero di palle perse di Pesaro, che diventa lo stesso di Brescia, 12 pari più o meno. Gli equilibri si sono ristabiliti, sono migliorate tutte le statistiche della Germania, così ha rimesso in piedi questa partita. Ancora qualcosa meglio Pesaro dal punto di vista del movimento del pallone, 14 gli assist contro gli 11 degli ospiti. Qua rinvigorita anche la truppa bresciana al seguito della squadra di Alessandro Magro, che ha vinto questo parziale 22-16 dopo aver perso i precedenti due, 28-23 il primo, 20-15 il secondo. Brescia che ha 15 punti da Della Valle, che non ha più segnato dopo il primo quarto. Ce ne sono 11 di un ottimo Chris Burs, che ha portato sostanzialmente Brescia sotto nel punteggio. Ce ne sono poi 12 per Petrocelli, 10 per Kenny Gabriel dall'altra parte, 13 di Jones, 10 di Delfino, 7 per Meyeris, 10 per Lamb. E doppia cifra anche per Vince Sanford. Si riparte dal più 4 per chi ha palla in mano, ossia la Carpegna Prosciutto Pesaro. Lamb aspetta l'uscita proprio di Sanford, il tocco della difesa di La Quintana, che poi si butta sul pallone e lo recupera. Si è accesa la difesa di Brescia e Mito Long va a chiudere il contropiede, meno 2. Brescia è lì, ora abbiamo nuovamente una partita. Ha recuperato 14 dei 16 punti di distacco che aveva,
sono 8 i punti di Mito Long con 5 assist. Lamb dall'arco non va la sua tripla. Sanford prova a scaricare, Campena non segna da quasi 5 minuti. Fallo numero 23, fallo fischiato a secondo Chris Burns, va a mettere la mano sulle mani di Sanford che fa una faccia per dire beh, questo è il fallo. 2 falli e 11 punti per Christian Burns. Vivace il suo secondo tempo, più 2 per i padroni di casa. Siamo a inizio ultimo quarto, potrebbe non essere l'ultimo visto l'andamento della partita. Moretti riceve Sanford, arresto il tiro da 3 punti, Sanford sbaglia, va a rimbalzo tutti, la prende David Moss. La Quintana, ancora Moss, va a consegnare a Moore, poi la Quintana aspetta il blocco di Burns che poi rolla dentro. La Quintana appoggia il vetro, parità a quota 64, 14-0 di parziale aperto e un totale di 16 punti recuperati da parte della Germania, che si dimostra squadra da terzo posto in classifica e squadra che vuole in questo momento la 12esima vittoria di fila. Terzo fallo di Chris Burns. Qua andiamo a rivedere la penetrazione di potenza della Quintana che poi manda a spasso il difensore e appoggia il vetro. Cambio, va a guadagnarsi il riposo Burns e senza Coppins lo spazio è tutto per Paul Ebois, in cui sicuramente una prova non rimarchevole la sua. Qua c'è le scarpe della Quintana, non si è da 5 minuti e mezzo la Carpegna. Molto bene al tiro, non trova il canestro, l'impalzo di Moore che poi la tiene viva per Mito Long. Ancora il panchino intanto della Valle, la Quintana deve prendersi questa tripla, non va il bersaglio ma si trova il pallone tra le mani con rimbalzo lungo e ora Brescia può rimettere la testa avanti, lo succedeva dal primo quarto con Moss, semigancio di mano destra, vanno a rimbalzo i giocatori di Brescia, la tengono viva, ancora 13 secondi di azione, importanti questi rimbalzi offensivi per la Germania. La Quintana cerca la penetrazione, poi lo scarico su David Moss, tripla di Moss, il parziale è di 17-0 per la Germania che ha cambiato totalmente il volto a questa partita. E David Moss aveva segnato una tripla importante nel primo tempo, ne segna una forse ancora più importante adesso, e se prima le facce erano arrabbiate adesso sono anche dei sorrisi nella panchina di Brescia. Rivediamo l'assist della Quintana per la tripla di David Moss, importantissimo questo canestro del numero 34 in maglia blu. Ancora andiamo a rivedere, ghiaccio nelle vene David Moss. Qua invece il time out di amici della Vitriflico Arena, Luca Banchi, dobbiamo far sentire tutta l'energia, tutta la passione, nuovamente a stimolare i suoi che hanno preso una bella botta in questo periodo tra terzo inizio, tra fine terzo inizio quarto 17-0 di parziale in favore della Germania. E qui la mascotte, l'ape, che prova a stimolare il pubblico di casa, invece questo è quello venuto da Brescia, sicuramente contento, era un po' meno a inizio terzo quarto quando la Germania era andata anche sotto di 16 punti, poi con un motto d'orgoglio e di energia ha fatto 17-0 di parziale, ora si trova a 3 punti di vantaggio su 67-64. Ancora pressing da parte della difesa di Brescia che cerca di schiacciare l'attacco pesarese. Chiama proprio la difesa alta Mito Long, riceve Sanford,
quale viene lasciata la possibilità di superare la metà campo. Da oltre 6 minuti e 10 secondi non segna la Carpegna Prosciutto Pesaro. Meyeris va da Delfino, taglio di Meyeris, stoppata di Ebua, l'ex della partita che si fa vivo con l'azione, una giocata importante, quasi da highlight questa stoppata, ma grande furto di Sanford che si lancia in contropiede, c'è fallo di Moss su Meyeris, applaude comunque Magro in panchina. Fallo numero 34, Moss. Fallo di David Moss, terzo fallo personale per l'altro ex Siena di questa partita. Andiamo a rivedere la stoppata di Paul Ebois, 3 punti e 3 falli per David Moss, credo siano 6 in realtà i punti. C'è stata una tripla nel primo tempo, gran palla questa volta di Delfino per Vincennes che torna a sbloccare il punteggio per la Carpegna Prosciutto, meno 1. Dentro Long, palla dentro, sbagliata però, e allora è contropiede QL con questo buono per Davide Moretti. Cambio Brescia. Vedete, c'è stato un urletto di Vito Long, un po' di trash talking su Moretti. Allora andiamo a rivedere, ho visto Moretti che andava a parlare con Silvia Marziali, in realtà no, credo semplicemente aumentasse l'energia del difensore, ma non si può dire nulla in questo caso. 1 per la Carpegna che è tornata avanti. Ora si potrebbe andare così fino in fondo ed è tutto da gustare questo finale di partita. Crossover di La Quintana che appoggia al vetro, altro canestrone di Tommy La Quintana che sta diventando un fattore in questo finale senza Della Valle in campo. Più 1 Germani, ora Sanford dall'altra parte, ma vi vedete Della Valle e Burse pronti a rientrare. Moretti, ancora Sanford, la penetrazione sul centro, Petrocelli è lì con le mani e poi Ebua per il recupero, contropiede da solo, Limur con la schiacciata del nuovo più 3 Brescia. Una partita che si gioca sul filo delle difese da una parte e dall'altra, si gioca sull'energia, su chi ha più da spendere nel finale di partita. Moretti va a servire Terry Jones, penetrazione più forte anche della difesa con il difensore accanto, Terry Jones fino al capolinea, meno 1 Carpegna Prosciutto e 15 punti per Jones. Ebois si ferma al palleggio e poi va da Petrocelli, penetrazione verso il centro, il rimbalzo di molto importante, poi sbaglia la connessione. Allora meglio, spalla Delfino, poi contropiede gestito da Pesaro, Sanford deve inventare, non trova canestro. La Quintana finisce a terra. Cambio QL, esce Sanford, va subito a sincerarsi compagni e staff. Sanford tutt'altro che soddisfatto del momento della gara. Intanto Luca Barchi che va a motivare i suoi. Cambio Brescia, entrano Della Valle, Vito Long e Burns. La Quintana ha preso, la ha fatto un bel volo, non sembrava niente di grave, qua il gran recupero e il contropiede con la schiacciata di Limur. È rientrato anche a Medio Della Valle proprio per La Quintana, Lamb prova a inventare, poi a rimbalzo di Brescia e sono rientrati in campo gli Splash Brothers con Brescia sul più 1. Mitro Long prova a inventare dall'arco e questo pesa, questa è una bomba che pesa di Naz Mitro Long. 11 i suoi punti, 14 scusate, puntati 11. Fallo numero 3 di Mitro Long. Fallo di Mitro Long. Terzo fallo. Terzo fallo personale anche per lui. Entrambe le squadre sono piene di falli. Qua Mitro Long ha fatto un canestrone, si è arrestato su una moneta in punta di piedi. Tiro non facile, più 4 Brescia. La
più di un possesso di vantaggio, e qua gran palla di Delfino che manda il palla a difesa di Brescia, e Terry Jones segna i punti numero 16 e 17 della sua partita, è il miglior realizzatore del match. Cambio per la VL, rientra la Tambone che ha 4 falli a carico, fuori Moretti che comunque ha giocato una buona partita e probabilmente avrà spazio ancora prima della fine, 4 minuti e 40 alla fine. Petrucelli va da Burns, della Valle. Avresti tiro della Valle da 3 punti, a rimbalzo Burns, importantissimo questo canestro di Chris Burns che firma il 13° punto personale, tenendo avanti Brescia. Tambone prova a rispondere, rimbalzo di Gabriel e ora Mitrolonga a superare la metà campo della Valle. Fallo sul palleggio, non vedo il punteggio ma dovrebbe essere più 6 Brescia. Delfino, secondo fallo, secondo fallo anche per Delfino. Rientra intanto Sanders al posto di Doron Lamb. Penetrazione di Mitrolong sul centro, alza la parabola, va a rimbalzo Burns ma la prendono i ragazzi in maglia gialla e allora Sanford in transizione, la penetrazione verso il fondo, poi lo scarico sbagliato e allora contropiede della Valle per Gabriel, arriva Petrucelli che corregge. Canestro di Brescia in transizione, 14° punto per John Petrucelli, e Brescia mantiene il vantaggio. 5 anche rimbalzi di Petrucelli, più 6, 5 secondi per andare al tiro. Tambone prova fallo sui 3 punti, Germani in bonus, questo andrà sempre in lunetta, più 6 Brescia. Cambio Germani Brescia, esce Mitrolonga e per venire 24 quarto fallo, 3 tiri per Mitrolonga. È entrato la Quintana al suo posto, sbaglia il libero Tambone, 78,9% per lui di solito, delle buone percentuali. Sbaglia anche il secondo Tambone, ha un terzo a disposizione, importanti questi liberi per Tambone, 0 su 3. Deve essere meno 3 invece, ancora meno 6 Pesaro. Cambio VL, esce Matteo Tambone, torna in panca Tambone. Due tiri ora per Terry Jones, il quarto fallo di Christian Burns. Segna il secondo Jones che aveva sbagliato il libero, importanti 4 liberi sbagliati per Pesaro. 18 i punti di Terry Jones, de Burns della Valle, esce e conduce l'attacco di Brescia, 10 secondi per andare al tiro, palleggio della Valle, poi Petrucelli che parte all'angolo, penetrazione, step back, rimbalzone di Burns, importantissimo questa, importantissima questa carambola catturata da Chris Burns, poi il tocco di Delfino in difesa,
rimbalzi offensivi del quarto, 6-3 per la Germania, con un impatto notevole da parte di Goers. Questa statistica, 2-5 Germania. A terra Burs, non c'è fischio, c'è palla persa da Jevai, complicato poi Delfino, Padamei, rischia, arriva in fondo, c'è il fischio, è successo di tutto in questa azione. Burs è rimasto a terra dall'altra parte, poi transizione di Pesaro, Burs ancora a terra. Andiamo a vedere, Burs era già a terra, palla, l'azione è continuata, serie di tic tac nella transizione di Pesaro, poi arriva Meyeris, subisce il fallo, cure mediche per Chris Burns, evidentemente ha preso una scavigliata, viene curato con il ghiaccio. Andiamo a rivedere. Cambio Germania, ah, sì, scavigliata. 23 per sinistra, è andato giù da solo. Guarda, tra l'altro, che sfortunatamente gli è passato esattamente 5 cm sopra la testa. Quindi se ne è accorto ovviamente dopo. Lui ha preso, può nuovamente accorciare le distanze. I liberi contano tantissimo, 50% per Meyeris in stagione, segna il primo, meno 4, con i 4 sbagliati prima in successione sarebbe pari Pesaro in questo momento. Pensate quanto possano pesare i tiri liberi in una situazione del genere. Sbaglia il secondo e siamo a 5 degli ultimi liberi sbagliati da Pesaro, che resta però in attacco dopo il rimbalzo offensivo. Ancora Meyeris, il tocco di Petrucelli, bravissimo in questa situazione a recuperare, Mago che invoca la calma di giocare con il cronometro, sfruttando quei 4 punti di vantaggio della Valle al di là della metà campo. Ora sono 16 le palle perse di Pesaro, che ha peggiorato la statistica che prima vedeva davanti Brescia. Terzo fallo. Mi pare primo tempo fossero 12-6 le palle perse, con Brescia che ne perdeva molte di più. Fallo di Moretti che ha cercato la palla a Della Valle, Petrocelli, 8 punti per Moretti con 3 falli. Petrocelli, la penetrazione stoppato da Meyeris, poi Sanford, Delfino, meno di 2 minuti alla fine, prova a tenere lì la partita. Sanford, la penetrazione, sbaglia, rimbalzo di Jones, meno 2 Pesaro, c'è ancora una vita, 20 punti per Terry Jones, miglior realizzatore del match. Ora diventa una bolgia la vita di Frigo. Vito Long, fallo numero 7 Moretti, fallo di Moretti, mimava una manata di metro longo, quarto fallo anche per Davide Moretti. Mano sinistra allungata di metro longo, ma prima credo fosse giusto il fallo. Guarda la stoppatona di Marex Meyeris, messo in attacco Brescia, Gabriel del filo su Della Valle, Della Valle da 8 metri, Della Valle! Mancava il suo canestro dal primo quarto, quando conta Amedeo Della Valle, mamma mia, lo vedete, 15 nel primo quarto e solo 3 negli ultimi 3 quarti, ma questi possono essere quelli decisivi, siamo a 18 punti per lui. Dall'altra parte Sanford inventa, meno 3, 1 minuto 19, tutto da gustare, la partita è tutt'altro che finita. Mamma mia, che emozioni da Pesaro oggi. 11 punti di Vince Sanford, con 5 su 11 Della Valle, 8 secondi per andare al tiro, penetra sul centro, fuori da Moss, le finte di David Moss, la penetrazione fino al ferro, David Moss, anche lui, gara importantissima, 8° punto per Moss. Poi il fallo su Moretti. Va a parlare con Petrocelli. Sono segnati 5, ma credo proprio siano 8 i punti di Moss, perché anche prima non era stata avvisata la tripla del primo tempo. E qua Della Valle da 8 metri,
con fiducia dopo averne sbagliate una serie tra secondo e terzo quarto. Qua Mitrolong si siede in panchina per l'ultimo minuto, penso per il quinto fallo commesso. Intanto la Quintana, sono importanti questi liberi per Moretti, segna il primo, bravo Moretti in questo caso. Segna anche il secondo. Cambio Pesaroci, Moretti in tambone. Rientra tambone per il finale. Prova a puntare sull'esperienza. 8 su 10 Germania liberi. 13 su 22 Carpegna prosciutto. La Quintana va a superare la metà campo con tambone in difesa su di lui. Di tre chi ha palla in mano. 43 secondi per chiudere il match, 10 per chiudere l'azione di Brescia. Petruccelli sul centro, 6 secondi per andare al tiro, 4, 3, penetrazione di Petruccelli, si perde la difesa di Pesaro e John Petruccelli va fino al capolinea segnando così il suo 16esimo punto. E quanto è stato importante John Petruccelli, meno male che era acciaccato in settimana, rischiava di non giocare, ma ha giocato un partitone Petruccelli, importante con le sue penetrazioni, con le sue scelte offensive e se non soprattutto con la sua difesa. La Germania ha svoltato proprio cambiando l'approccio difensivo, sua caratteristica peculiare fino a questo momento del campionato, cosa che aveva fatto andare sotto anche di 16 punti con una Pesaro fino al terzo quarto è stata perfetta. Lo speaker di casa che giustamente fa il suo gioco e prova a stimolare il pubblico di casa, perché la partita è ancora tutt'altro che finita. Andiamo a rivedere le ultimazioni qua per la partita di Petruccelli, una gara da 16 punti la sua, ha segnato in tutti i modi, in penetrazione da tre, proteggendosi, poi grande prova difensiva anche a rimbalzo offensivo, un giocatore utile se ce n'è uno, che a qualche mese potrebbe diventare italiano a tutti gli effetti, richiesti da tempo, da mesi i documenti per il passaporto. E qua un'altra grande prova difensiva di Brescia che fa commettere 5 secondi sulla rimessa a Pesaro, che sembra un po' aver perso il bandolo dell'armatassa. Sono 17 le palle perse di Pesaro contro le 15 di Brescia. Prova a rispondere con la stessa moneta a Pesaro ora, che sta alta in difesa, cerca la palla a Sanford, commette fallo. Una moneta alla Quintana per incrementare, aumentare rispetto agli attuali 5 punti il vantaggio. Ma lo andiamo lato, da indicazioni a tutti, torna tambone al posto di Moretti, lo prova tutte coach Banchi e sa che tambone una buona mano da dietro l'arco, ovviamente se la vuole giocare così. Time out all'arbitro di Frigo Arena. Mitro Long dal 5 a tutti. Cercando di capire da dove sarà la rimessa. Secondo time out chiamato da Alessandro Magro. Quello di Brescia ovviamente ci crede. Su più 5 la Germania, che ricorda essere stata anche sotto di 16 punti. Un po' di azioni, la tripla della Valle che non segnava dal primo quarto. Qua il primo quarto di Della Valle, sono 18 i suoi punti, quindi per un punto e qualcosa sotto media rispetto a alla norma, la sua norma, per quella di capocannoniere del campionato. Eccolo qua Della Valle pronto a
anche in questi ultimi secondi a prendersi sulle spalle la Germani Brescia. Vediamo se va ancora a commettere fallo Pesaro, sì, ma vanno in due su Della Valle, c'è fallo. Della Valle steso e andrà in lunetta. Due liberi buoni per tornare negli appunti. Quinto fallo di Tambone, rientra Moretti. Scelta obbligata per Banchi. Due tiri per Della Valle. Della Valle può mandare a più 7 la Germania e di fatto consegnarle molto probabilmente il successo. Sbaglia però Della Valle il primo libero, attenzione, non è finita. 25 secondi e 3 al termine del quarto, 24 per l'azione di Pesaro. Segna il libero Della Valle che sale a quota 19 punti nel suo match. Sanford per cercare un libero del Delfino, è liberissimo, bomba di Carlos Delfino, meno 3, 17 secondi, è ancora viva questa partita, ma la Quintana può andare in contropiede, fallo antisportivo, fischiato a Doron Lamb, abbastanza d'accordo sulla scelta arbitrale, ovviamente non voleva essere tale, può tirare giù proprio il braccio di La Quintana, andiamo a vedere. Abbastanza, ha preso il gomito, ha reso sostanzialmente impossibile il tiro a La Quintana. Intanto Mito Long si è trasformato anche in assistant coach dalla panchina. Gli arbitri vanno a controllare se effettivamente è stato giusto il giudizio sul antisportivo dato a Doron Lamb. Sembrava plausibile come antisportivo, invece no, fallo normale per viene due tiri per pensato a fallo normale. Sono 11 punti per Lamb, comunque la Quintana va in lunetta, segna il primo la Quintana, glaciale importante, dando così due possessi non pieni ma comunque due possessi, rendendo più complicata l'operazione a Pesaro che dovrebbe avere due tiri a disposizione. Segna anche il secondo Tommy La Quintana, importanti questi due liberi che valgono il più 5 e probabilmente consegnano successo alla Germani. Palla Sanford, deve tirare da tre quelli di Pesaro, ma viene fuori un recupero per David Moss che poi tiene la palla in attacco e così la Germani Brescia mette un altro tassello al proprio record societario, portando a casa anche questa partita che è la 12ª consecutiva dopo Milano. Un altro successo per la Germani, il 12esimo di fila, ma che fatica per portarla a casa contro una Pesaro che ha giocato una gara veramente sensazionale. Pesaro che ha vinto i primi due quarti nettamente, poi ha perso invece gli ultimi due con una Brescia che è andata anche sotto di 16 lunghezze, ma è stata bravissima con quel parziale di 17-0 nel tra fine terzo quarto e inizio quarto a ribaltare la contesa. Il finale dice 83-88. Queste le statistiche finali con Brescia che tira meglio da 2, 69%, Pesaro fa meglio da 3 col 38,4%.